L'azienda è nata per un desiderio di cambio vita, diciamo così. Ci siamo io e mio marito nell'81 innamorati di questo posto, soprattutto perché lui, appassionato di funghi, veniva in queste zone per cercare appunto i funghi, anche per pescare. C'è un torrente Lemina, quindi si pescano le trote. E da Torino, da lavori abbastanza prestigiosi, perché lui lavorava alla RAI e io al collegio universitario, piano piano abbiamo acquistato una prima baita diroccata, perché questa era una zona un po' abbandonata, e venivamo il sabato e la domenica, come fanno tanti cittadini. Ci siamo poi negli anni 90 trasferiti qui. E abbiamo deciso di ristrutturare quella baita che avevamo assieme ad altre che nel frattempo abbiamo acquistato e di farne un'attività. Qui si vive essenzialmente di pastorizia e le capre sono gli animali che possono vivere meglio in questo contesto. Per cui abbiamo iniziato l'azienda agricola acquistando delle capre e allevandole e imparando a fare il formaggio. Il formaggio tipico di questa zona si chiama proprio Tomino del Talucco ed è un formaggio fresco, il più pregiato è fatto di solo latte di capra e può essere addizionato anche al latte di mucca, ma essendo questa una zona così abbastanza impervia, le mucche hanno più difficoltà ad essere allevate. È un'azienda tipicamente familiare, quindi ci sono io, c'è mio figlio Enrico e mia nuora Francesca. Siamo pochi, nonostante sia abbastanza estesa la struttura e anche il lavoro è tanto. Mi occupo un po' meno delle cose manuali, mentre mio figlio Enrico si occupa dell'esterno, tutta la parte agricola e la parte dell'allevamento. Mia nuora è in cucina, bravissima, perché tra l'altro ha anche fatto l'alberghiero, quindi ha la competenza adeguata per fare piatti con i nostri prodotti. Come latte, noi utilizziamo solo latte nostro, delle capre al pascolo libero, come dicevo, per cui anche il prodotto ha ovviamente un'altra qualità e un altro gusto. I tomini hanno un disciplinare per essere confezionati e questo disciplinare non è a latte crudo, ma è a latte bollito che poi si lascia raffreddare fino a circa 40 gradi. Dopodiché viene cagliato e con questa pasta viene fatto il tomino fresco. Abbiamo anche delle cantine nelle quali stagioniamo questo tomino che diventa tutto un altro prodotto perché prende più gusto e sul quale noi mettiamo il Ciao a tutti, io sono Francesca, la compagna di Enrico. Noi ci siamo conosciuti da ragazzini, avevamo io 17 anni e lui 19. Mi ha portato a scoprire questa sua avventura che insieme alla sua mamma stavano intraprendendo e poi anch'io mi sono innamorata del posto. All'inizio con Enrico mi occupavo più dei lavori fuori manuali con lui. Quindi tutta la parte dell'orto, delle capre, del pascolo, della legna, fino a quando nel 2011 è arrivato il nostro bimbo Guido, il più grande, e mi sono poi insieme a sua mamma occupata più di tutta la parte della ristorazione, delle stanze e dell'attività didattica, perché lavoriamo anche con i bambini delle scuole, dove proponiamo anche a loro nelle gite l'attività del tomino, di loro arrivano, fanno una piccola merenda con pane, marmellata e tè caldo, fanno la visita all'azienda, quindi vanno sotto dalle caprette, insieme alle maestre diamo loro da mangiare, quindi il fieno, capiscono un po' come funziona e poi piano piano a turno provano proprio anche loro la parte manuale della mungitura.
E dopodiché vedono la trasformazione, quindi del latte liquido come per magia si trasforma in formaggio e loro piano piano subito sono un po' titubanti, però poi si buttano e fanno anche loro la formina che poi si portano a casa e raccontano alla mamma e al papà cosa hanno fatto durante la giornata. Questa è la nostra produzione di formaggio, il tomino classico del talucco che viene fatto secondo il disciplinare e anche con la tecnica che hanno insegnato poi qua le persone del posto. Il formaggio da fresco viene poi messo a stagionare e si trasforma poi nel forse più conosciuto tomino del talucco, perché veniva messo a conservare, messo a stagionare per poterlo poi commercializzare di più. Quindi forse le persone più anziane si ricordano il tomino del talucco, non tanto il fresco, ma lo stagionato. Abbiamo voluto poi anche passare a forme più grandi, quindi le tome stagionate, che però vendiamo sia fresche che stagionate. La stagionatura della toma più o meno è su una quarantina di giorni, mentre lo stagionato più piccolo, il tomino, 15-20 giorni più o meno. Come ristorazione noi lavoriamo su prenotazione, principalmente il fine settimana, ma se uno telefona anche dal lunedì al venerdì ci organizziamo e siamo operativi. Come stanze invece abbiamo 8 stanze con 16 posti letto. Anche lì è sempre bene prenotare prima, più che altro nel periodo invernale. Salve a tutti, io sono Enrico Brusa e gestisco appunto la parte agricola di questa azienda, soprattutto l'allevamento delle capre. Ne alleviamo una sessantina, sono una razza, non è una razza pura, ma bensì un incrocio di varie razze che ho fatto nell'arco degli anni, per far sì di avere un animale molto più resistente alla vita qua della montagna. Perché nel nostro allevamento le capre vanno a pascolo libero tutte le mattine, dopo essere state munte. E poi verso pomeriggio le richiudiamo qua in stalla e alla sera le rimungiamo. E attualmente ne abbiamo una sessantina di capre e appunto le utilizziamo per produrre il tomino del talucco, che facciamo in questa struttura dove c'è sia la stalla che il caseificio. In genere, come produzione, con ogni litro di latte riusciamo a fare 2 tomini e mezzo del peso di 80 grammi. È una produzione abbastanza buona, anche perché il nostro prodotto viene fatto facendo bollire il latte. Quindi questo procedimento fa sì che riusciamo a catturare tutta la sostanza che c'è nel latte, e infatti poi il siero è praticamente solo più acqua. La nostra azienda, quando è partita, quando ero piccolo, 16 anni, avevo una decina di capre più o meno. Poi via via negli anni ho sempre aumentato fino ad arrivare a una trentina. Dopodiché ero rimasto un po' stretto nelle vecchie stalle di una volta, e allora abbiamo costruito questa stalla nuova all'incirca una decina d'anni fa, e adesso più o meno abbiamo raggiunto una sessantina di capi. Noi appunto puntiamo a fare un centimetro zero, si può dire, più che chilometro zero, perché tutte le produzioni nostre sono impuntate per il fabbisogno dell'agriturismo e dei nostri clienti. Quindi un po' di prodotto sicuramente lo vendiamo, come il formaggio ai clienti, le patate, ma tutte le altre produzioni servono proprio per la sussistenza della nostra azienda e quindi per dare un prodotto particolare alle persone che ci vengono a trovare. Venite assolutamente a vedere questo posto, in quanto si sembra di essere fuori dal mondo, ma siamo in effetti a un quarto d'ora da Pinerolo e a tre quarti d'ora da Torino.